Situato nell'omonimo sobborgo londinese, il Wembley Stadium è il secondo stadio più grande di tutta Europa. Inaugurato nel 2007, il Wembley Stadium contiene 90.000 posti a sedere. In questo video troverai tutte le soluzioni sul come raggiungere il Wembley Stadium, grazie a tutti i mezzi di trasporto che la capitale londinese mette a disposizione. Ma prima di tutto, sigla! Con la sua efficienza nei trasporti pubblici, è una delle migliori capitali al mondo per i collegamenti da una parte all'altra della città. Si può raggiungere qualsiasi luogo avendo varie soluzioni e scegliere quindi quella più economica e più veloce ogni volta. Per questo motivo, raggiungere il Wembley Stadium sicuramente non sarà un problema. Spetta a te scegliere qual è la soluzione migliore e che più si avvicina alle tue esigenze. Se vuoi essere spettatore di uno degli innumerevoli eventi che si tengono durante l'anno, sotto questo video troverai un link all'articolo del blog di Living London Way, dove potrai ottenere maggiori informazioni ed aggiornamenti. Ma ora passiamo alle combinazioni possibili. Tube e treni. Le fermate possibili utilizzando la rete ferroviaria per raggiungere più velocemente lo stadio sono Wembley Park Station, servita dalla Jubilee e dalla Metropolitan Line, Wembley Stadium Station, che fa parte della Railways, per intenderci, e Wembley Central Station, servita dalla Bakerloo Line, London Overground, London Midland e la Southern Line. Autobus. Per raggiungere lo stadio di Wembley, gli autobus da tenere in considerazione sono i numeri 18, 83, 92 e 224. Ricorda che sin dal 2004 non è più possibile pagare il biglietto sugli autobus in contanti. Sono invece ammesse le seguenti tipologie di pagamenti: Oyster Card, Visitor Oyster Card, Travel Card e carta contactless. Il prezzo unico ad adulto è di una sterlina e 45 centesimi, ma ti consiglio soprattutto, se hai intenzione di effettuare il pagamento con una carta contactless emessa al di fuori del Regno Unito, di consultare il sito di Transport for London Buses. Taxi. Esiste davvero qualcuno che può permettersi di pagare un taxi a Londra? Essendo una zona di alta affluenza, ti consiglio di raggiungere il Wembley Stadium utilizzando i trasporti pubblici. Se invece possiedi un'auto, lo stadio di Wembley si trova vicino alla A40 Western Avenue e alla A406 North Circular Road. L'utilizzo dell'auto però è sconsigliato poiché il parcheggio dello stadio non è molto grande né riservato ai soli residenti o ai possessori di permessi speciali. Quindi attenzione. È possibile inoltre raggiungere il Wembley Stadium anche da qualsiasi aeroporto del Regno Unito. In base all'aeroporto d'arrivo ci sono diverse opzioni per giungere a destinazione. Dall'aeroporto di Heathrow prendi il Heathrow Express per Paddington e cambia a Bakerloo in direzione Wembley Central. Dall'aeroporto di Gatwick prendi il Thames Link per il London Bridge e cambia per Wembley Park. O in alternativa, prendi il Gatwick Express per il centro di Londra. Dall'aeroporto di Stansted, invece, prendi lo Stansted Express per la stazione di Liverpool Street Station e poi cambia per Wembley Park. Oppure prendi l'autobus National Express A6 per il centro di Londra. Scendi a Finch Lane Road Station e prendi la metropolitana per Wembley Park. Dall'aeroporto di London City prendi l'autobus per Canary Wharf e poi la metropolitana per Wembley Park. Dall'aeroporto di Luton prendi l'autobus per Luton Parkway, scendi a West Hampstead per poi prendere la metropolitana per Wembley Park. E penso che con questo sia davvero tutto. Ah, nel caso in cui decidessi di andare in bicicletta, ricorda che nella zona nord-est dello stadio c'è un parcheggio adibito appositamente e si trova nei pressi di Green Park Car. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube. Oppure, se lo stai guardando da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!